Parliamo intanto di servizio civile e tra le varie associazioni che partecipano ovviamente a questo progetto, Lega Ambiente Arci Hauser, c'è la WISP e allora WISP che dal fino al 15 febbraio si potrà presentare domanda per questo servizio civile. Un progetto che coinvolgerà 47 sedi tra comitati regionali, 134 posti a disposizione per ragazzi e ragazze dei 18 e 20 anni dalla Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana e così via, un po' tutte le regioni. Potete andare sul sito della WISP per cercare il vostro progetto. E, insomma, è un'occasione importante per impegnarsi per la propria comunità, per le fasce più fragili. Tra l'altro, un'esperienza formativa e c'è anche un rimborso di circa 450 euro mensili. Per parlare di questo c'è con noi Sergio Pannocchia che salutiamo. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Allora Sergio che ha partecipato al servizio civile, al progetto servizio civile con l'UISP. Allora Sergio, raccontaci la tua esperienza, intanto da dove sei partito, come ti è venuta in mente questa idea, dove hai trovato gli elementi per partecipare? Allora, diciamo che lo spunto me l'hanno dato alcuni miei amici, colleghi di una vita che a tutti gli effetti, avendo fatto diverse esperienze di servizio civile, anche al di fuori, insomma, sia all'interno della rete dell'Arci, sia al di fuori della rete dell'Arci, mi hanno sempre parlato bene di come fosse un'occasione di formazione, di crescita professionale e personale in qualche modo e che possa essere veramente un anno che ti avvicina poi a tutti gli effetti la società di oggi. E quindi traendo questo spunto io insomma ho deciso di fare questo anno al servizio civile, diciamo che non ho scelto l'anno giusto, ecco, a tutti gli effetti, Sì, ma un anno un po' sfortunato, ma è comunque un'opportunità e un'occasione, no? assolutamente, assolutamente è stata un'opportunità veramente perché siamo riusciti, io e altri quattro colleghi, insomma l'anno scorso erano cinque posti a disposizione per il servizio civile, abbiamo unito esperienze sul campo, almeno fino a quando siamo riusciti a farlo e poi con le nuove disposizioni vigenti e successivamente abbiamo anche trovato un nuovo modo di lavorare, di reinventarsi. Prima ho sentito l'intervento di Valerio Piccioni che è direttore della Corsa di Michele, ecco insomma anche la WISP si è reinventata. L'anno scorso, per citare un esempio, con Vivicità, che è la storica manifestazione Sì, che certo. l'associazione porta avanti, ecco, l'è riuscita a organizzare dal punto di vista, insomma, digitale, con Vivicità la nostra casa. Quindi siamo riusciti a unire queste due esperienze e imparare anche cose molto nuove, ecco, una nuova situazione mai affrontata, inedita, Bravi. diciamo. Beh, poi diventa sempre più fondamentale, no, promuovere il valore sociale dello sport in una situazione come questa. Ecco, ne abbiamo parlato proprio prima con Valerio Piccioni, uno sport amatoriale in grande difficoltà, e allora è proprio lì, insomma, che c'è bisogno, di sviluppare ancora di più, e credo che la tua esperienza a LUISP, ti abbia dato questo, ti abbia dato tanto anche Sì. in questo senso, no? Sì, assolutamente. Diciamo che lo sport di cui si occupa il WISP è lo sport di base, lo sport che le persone normali fanno ogni giorno, ma non è solo anche questo, perché ha anche tutti questi risvolti sociali. Io cito per esempio quello che è successo in NBA la scorsa estate per il prosieguo del campionato, quando i Milwaukee Bucks di Orlando Magic si sono fermati per le proteste nel caso Jacob Blake. Certo. Quindi sono anche i risvolti sociali che lo sport incomincerà sempre di più ad avere, mi auguro. Beh, assolutamente, assolutamente, con tanti, tanti sportivi impegnati anche in questo senso. Allora, Sergio, io ti chiederei, insomma, di fare un appello a tutti i ragazzi che possono partecipare, perché ricordiamo, insomma, fino al 15 febbraio si può presentare la domanda, quindi manca davvero poco tempo. Se puoi, un piccolo spot per, insomma, invitare i nostri ascoltatori a partecipare a questo grande progetto. Allora, assolutamente, il servizio civile per chi mi ascolta in questo momento è di grande importanza perché, almeno a mio giudizio, ha attivato una scintilla, anzi, attiva una scintilla dentro ognuno di noi. In alcuni casi la alimenta, come nel mio caso, insomma, che parto dalla comunicazione da diversi anni, quindi mi ha alimentato ancora di più questa scintilla con queste esperienze sul campo e ovviamente anche online. E dall'altra parte può accendere le scintille magari che sono latenti dentro ognuno di noi e quindi ovviamente può aiutare a scegliere e indirizzare la propria vita in base ai propri desideri e bisogni.
Allora, ringraziamo Sergio Pannocchia per essere stato con noi, ringraziamo per la sua testimonianza. Ricordiamo che sul sito della WISP potete trovare tutte le informazioni e insomma tutto il quadro su questo progetto del servizio civile. Grazie mille a Sergio Pannocchia e a Grazie, presto, grazie mille. Sergio. Grazie mille a voi, buon lavoro.